La pallavolo è la mia vita, nel senso che sono nato a Ravenna, una città di grandi tradizioni di pallavolo. Il primo allenatore della nazionale italiana, Angelo Costa, era di Ravenna, il primo scudetto del dopoguerra è stato vinto qui a Ravenna, quindi sono nato e cresciuto in una delle culle italiane della pallavolo. Mi sono innamorato immediatamente della pallavolo, pur non avendo il fisico per giocare a pallavolo, ma mi sono divertito con i miei amici e poi dalla passione è diventato un lavoro. Ho avuto la fortuna di vivere un'epoca e un'epopea incredibile, quella del Messaggero qui a Ravenna, dove sono stato a contatto con grandi allenatori, con grandi giocatori, e ho imparato a capire che la pallavolo poteva essere anche un lavoro. Di lì sono partito, animato da forti ambizioni, e tuttora la pallavolo è la mia vita. Se devo dire la verità, per ritornare a parlare di pallavolo, è stata la pallavolo che ha scelto me, perché giocavo a calcio, ero un buon calciatore, ma la passione che avevo, che stava crescendo dentro di me, portata dai miei allenatori, che poi erano anche i miei professori di educazione fisica a scuola, giocavano nella squadra di Ravenna, noi si faceva 3 ore di anticamera al palazzetto, al vecchio palazzetto Palacosta, per vedere poi i nostri professori che giocavano a pallavolo. Quindi la passione è cresciuta e quando hai la passione non ti stacchi più da quella. La pallavolo mi ha insegnato un po' a stare al mondo, perché lo sport in generale insegna l'accettazione dei propri compagni, insegna che senza l'aiuto e la collaborazione non si va da nessuna parte, insegna il rispetto delle regole, insegna che per arrivare a certi livelli bisogna anche fare dei sacrifici e bisogna anche lasciare sul campo qualcosa che magari la generazione, la tua generazione fa diversamente. I weekend invece di essere liberi sono occupati, però è ancora così, credo. È un po' cambiato l'approccio delle generazioni, ma lo sport insegna ancora questo, e credo che questo sia la grande forza dello sport, in particolare della pallavolo, che è un gioco di squadra. Ho avuto la fortuna a un certo punto di essere parte di un gruppo che ha lottato per qualcosa di importante. La nazionale femminile che ho preso nel 2001 ha fatto un percorso importante e devo dire che quel mondiale mi ha cambiato. Probabilmente all'inizio in peggio, poi magari nel tempo alcune cose le ho digerite, le ho viste sotto un altro punto di vista, e devo dire che adesso sono talmente orgoglioso di quella vittoria e anche del rapporto che nel tempo si è consolidato con le ragazze che erano con me in quella grande avventura. Ricordo la grande unione che c'era in quel gruppo, che probabilmente non era il più forte, ma sicuramente era il più determinato, sicuramente aveva, al di là dell'obiettivo agonistico, aveva anche un obiettivo sociale, che era quello di non essere più considerate solo le belle che giocavano a pallavolo e che non vincevano mai, ma quelle che finalmente vincevano, e se erano anche belle poteva ben venire. I ricordi di quel mondiale sono tantissimi, veramente tanti, e affiorano ogni tanto anche in qualche notte insonne che ormai alla mia età comincia a diventare una costante. Se devo sceglierne uno, scelgo il muro di Manuela Leggeri, che valse la vittoria contro la Cina nella semifinale e quindi l'ingresso nella finale, perché ricordo nel time out che dissi a Eleonora di servire Manuela, perché sentivo che forse quella era la giocatrice, cioè il capitano, che ci doveva portare in finale.
Lei servì Manuela, ma Manuela non mise giù la palla. La Cina rigiocò, ci fu una palla alta e Manuela fece il muro che ci portò in finale. Credo che quell'immagine, quel momento, forse riassume un pochino tutta l'unione di quella squadra.